perché oggi è stato presentato un progetto, una risoluzione che permetterà ai piccoli comuni di fondersi fra loro. Allora andiamo a sentire in proposito l'assessore all'economia lombardo Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, è stata presentata questa risoluzione che consente ai piccoli comuni di fondersi. Lei ha precisato che è tutto su base volontaria, la Regione non obbliga questo. Certo, in realtà non è proprio così. I comuni già adesso, se vogliono, possono fondersi, se no rimangono come sono. È tutto in capo ai comuni e ai loro cittadini. Dopodiché, qualora i comuni decidessero di attivare questo percorso, la Regione lo semplifica. Molto banalmente si indice il referendum consultivo una volta l'anno e questo vale per tutti i comuni che in quell'anno hanno deciso questa cosa. Ci sarà un tavolo anche per unificare le norme? Sì, questa è un'altra cosa parallela che stiamo attivando. Siccome le norme che riguardano i comuni, in particolare la gestione associata dei servizi, sono molto confusionarie e sono, nel dire questo, abbastanza blando nei termini, noi stiamo attivando un tavolo molto operativo con Prefettura, ANCI e altri enti preposti ed interessati per dare una lettura uniforme di queste norme. Lavoro titanico. Tutto questo è consentito anche grazie al patto di stabilità che mette a disposizione 200 milioni per i comuni lombardi. Sì, ecco, questa è una cosa che ha fortemente voluto Regione Lombardia. Siamo riusciti a spuntare con il governo questo emendamento al decreto sui pagamenti della pubblica amministrazione e abbiamo, per fortuna, quest'anno e anche l'anno 21, una risorsa importante, 210 milioni l'anno di capacità di spesa aggiuntiva per gli enti locali. Questo dà una piccola boccata d'ossigeno in un momento particolarmente difficile. Un'ultima questione riguarda l'agricoltura. Oggi in Consiglio è stata presentata la richiesta di calamità naturali per quanto riguarda l'agricoltura lombarda, però si è parlato di PAC, lei è stato a Bruxelles insieme all'assessore Fava e ha detto che bisogna anticipare i fondi PAC, però spendere bene questi fondi. Ha fatto due proposte lei, no? Sì, allora l'anticipo è una norma che era già stata fatta l'anno scorso, la comunità europea storce un po' il naso ma noi sostanzialmente ce ne freghiamo, continueremo ad anticipare la PAC perché riteniamo una cosa importantissima dare liquidità alle imprese che stanno soffrendo tantissimo, anche le imprese agricole. Alla luce della calamità naturale che c'è stata molto pesante nel mese scorso, l'assessore Fava chiede di aumentare la quota di anticipazione dal 50 al 70%. Ora stiamo lavorando con FIR Lombarda per vedere dove si riesce ad arrivare, però sicuramente daremo una risposta positiva anche in tal senso, aumentando la quota di anticipazione. Una quota ancora più alta per le zone terremotate? Esatto, ma per le zone terremotate è già al 90%, quindi in quelle zone abbiamo già, abbiamo già dato una risposta molto forte. A questo, già che ci siamo, riusciamo ad aggiungere ulteriori 5 milioni di euro che abbiamo spuntato sempre come Regione Lombardia con un altro emendamento che siamo riusciti a farci ad approvare. Insomma, a Roma tentiamo di fare il possibile.